Siamo in compagnia di Stefano Corradino, un giornalista Rai, 20 anni di esperienza nella cronaca e poi il desiderio di fare della cronaca una novità. Si chiama Note di cronaca, appunto, il suo concept album e racconta l'incontro fra la narrazione del nostro paese e un pianoforte. Com'è nata questa idea? L'idea nasce in qualche modo da lontano perché io appunto sono giornalista da tanti anni, ma al tempo stesso ho sempre cantato e suonato e quindi ho sempre cercato in questi anni di trovare un nesso tra le mie due passioni principali, quindi l'attività giornalistica e la musica. La cosa è iniziata proprio perché io mi sono occupato a inizio pandemia, ovviamente, per Rai News 24 della situazione, ovviamente, del Covid in giro per l'Italia, girando per le terapie intensive da nord a sud. Al ritorno dalle tante dirette di cronaca, sono dovuto rimanere a casa obbligatoriamente per 14 giorni in quarantena, di fatto. E lì mi è venuto in mente di scrivere una canzone sul tema del coraggio del personale sanitario negli ospedali, le ore di straordinario, il lavoro così immane, impegnativo. E quindi ho scritto Contagio, che è stato il primo brano di fatto di quello che poi è diventato un disco. Poi a un certo punto ho pensato che potevo estendere questa mia idea, quindi di trasformare in qualche modo il racconto fatto su Rai News 24 in una forma classica, tradizionale, cioè attraverso le dirette televisive o i servizi, e farlo in chiave musicale. E quindi ho selezionato 7 storie che ho raccontato su Rai News 24 in questi anni. E ispirandomi a queste 7 storie, ho scritto 7 canzoni su temi diversi di attualità e di cronaca. Esatto. Le 7 storie infatti riguardano l'immigrazione, le morti sul lavoro, le donne vittime, le mafie, i diritti umani violati, i giornalisti uccisi e appunto lo straordinario lavoro del personale sanitario durante la pandemia in Italia. Da giornalista e frequentatrice della musica come pure ascoltatrice, mi sono chiesta quando ho sentito parlare del suo lavoro in che modo poi la cronaca possa sposare la musica. Ci saranno in questo senso degli elementi comuni che le hanno permesso di chiudere questo lavoro. Quali sono? Beh, io penso sempre che la musica, anche in qualche modo nel racconto giornalistico, ha una sua valenza e chiaramente molto spesso, ovviamente non lo si fa nelle dirette televisive, ma magari nei servizi più lunghi televisivi, nei reportage o nelle inchieste, c'è sempre una parte di sottofondo musicale a dare un accento particolare o drammatico o meno a un racconto televisivo. E io ho pensato di fare un'altra cosa, cioè ho pensato proprio di cercare di raccontare quelle storie attraverso proprio un'altra formula, un altro tipo di linguaggio. E quindi sposando un po' le mie due anime da giornalista e da musicista, mi sono detto perché non pensare che ciò che ho raccontato in una formula tradizionale televisiva giornalistica non potesse trasformarsi in una canzone, quindi ovviamente con una sua metrica, con delle caratteristiche diverse rispetto a quello che è una diretta giornalistica televisiva e quindi anche con una sintesi nel testo rispetto magari chiaramente a un racconto più lungo. E quindi, diciamo, è con Contagio che ho iniziato e poi ho capito che effettivamente questa possibilità, questa chiave diversa di raccontare la cronaca attraverso la musica funzionava.
può funzionare. Almeno. Infatti, c'è un elemento trasversale, perché quando mi sono documentata per questa intervista, un po' ho pensato ai cantori medievali, no? Nel senso, questo poi sostanzialmente cronista che passava per le piazze anche nel centro Italia, ma non solo, in tutta Italia, a raccontare quello che stava avvenendo, stornellando in qualche modo per renderlo più accessibile anche a quello che era il pubblico del tempo. Ma dall'altra parte, un po' anche i miei studi di comunicazione mi fanno ricordare quel famoso infotainment di cui si parlava ormai 15-20 anni fa, non lo so, c'è questa necessità di collegare e legare l'informazione all'intrattenimento. C'è ancora questa necessità, le chiedo, visto che ha fatto questa esperienza, e in qualche modo c'è un'utilità, un obiettivo finale, a parte quello di cui poi magari le chiedo un passaggio dal punto di vista della solidarietà nel suo lavoro. C'è, nel senso, un nuovo orizzonte per la cronaca italiana, forse sarà anche la musica. Beh, io tenderei a tenere distinte le due cose, nel senso che chiaramente ha una sua validità assoluta l'infotainment, insomma, quello che conosciamo e che in qualche modo incrocia l'informazione con l'intrattenimento, però è anche in qualche modo, secondo me, un percorso pericoloso, nel senso che poi la cronaca e il racconto giornalistico hanno bisogno di una, secondo me, di una sobrietà, quindi di fatto di tenere in qualche modo i due aspetti distinti, per evitare che il contenuto e che la qualità del racconto di una storia possa in qualche modo venire edulcorato magari da una forma di intrattenimento e di spettacolo. Il mio, diciamo, non è un esperimento di infotainment, ma è più che altro la decisione di cimentarmi in un progetto discografico, però facendolo, prendendo spunto da delle storie che in qualche modo ho raccontato, che alla fine in sostanza non è molto diverso da ciò che fanno, come dire, i grandi cantautori. Io ovviamente non lo sono, nel senso sono un musicista in erba, quantomeno, nel senso, da questo punto di vista non sono noto e non sono conosciuto, però ovviamente il cantautore è quello che molto spesso racconta delle storie che ha conosciuto, che ha vissuto in prima persona e che sono storie personali, ma che al tempo stesso in qualche modo sono collettive, perché quando si parla di un tema come la violenza contro le donne o come i morti sul lavoro, magari si racconta una storia per raccontarle tutte, perché poi le dinamiche, le caratteristiche di queste storie purtroppo sono molto simili. Quindi io ho fatto lo stesso percorso. La differenza è che appunto io queste storie le avevo vissute in presa diretta, perché ne ero stato testimone e al tempo stesso le avevo raccontate attraverso la televisione. Poi ho deciso di appunto ispirarmi a queste storie e provare a raccontarle Con con un voce. linguaggio diverso. C'è anche, dicevo, accennavo, un fine di solidarietà legato a questa iniziativa, Amnesty International, giusto? Sì, perché ho pensato che in qualche modo il filo conduttore delle 7 canzoni del disco sono i diritti umani negati. E quindi Amnesty International, da questo punto di vista, è l'organizzazione che meglio e più lotta sul tema della negazione dei diritti umani in Italia e a livello internazionale. Allora mi sembrava giusto, dal momento che io poi, come dire, fortunatamente un lavoro ce l'ho e non devo guadagnarmi il pane attraverso la musica, che il
gran parte del ricavato del disco ho pensato che potesse andare a un'organizzazione come Amnesty, per il, anche come riconoscimento per il lavoro così nobile che svolge. Prima di lasciarci, e poi ci lasceremo con un brano di questi sette, utilizzo diciamo, la sua posizione di cronista Rai per chiederle come sta la cronaca italiana. La cronaca italiana vive fasi alterne, nel senso che ovviamente quando si parla di cronaca italiana ormai non si parla più solo dell'Italia, ma si parla anche del resto del mondo, perché poi ci sono vicende che travalicano i nostri confini, la stessa guerra in Ucraina ci coinvolge direttamente, quindi c'è la ricaduta sulla cronaca italiana anche di quello che succede al di fuori, pensando ai profughi in arrivo in Italia, oppure alle conseguenze sul piano socio-economico che la guerra ha, oppure ci sono tante vicende che la cronaca racconta che fanno riferimento a casi che sono avvenuti all'estero, ad esempio, che io ad esempio ho seguito continuamente, penso al caso di Giulio Regeni o al caso di Patrick Zaki, entrambi uno ucciso e l'altro imprigionato, e su cui è ancora opportuno fare una battaglia di verità e giustizia. I temi sono tanti. Secondo me la cosa importante è riuscire a tenere accesi i riflettori su determinate storie importanti, soprattutto quelle che ancora non hanno, non conoscono una verità e giustizia fino in fondo, e non lasciarle andare, non lasciarle morire. Penso alle tante stragi e i misteri irrisolti italiani che ci sono, che non hanno ancora responsabili, non hanno esecutori materiali o mandanti o depistatori. La strage di Ustica, il 27 giugno prossimo sarà l'anniversario, il 2 agosto a Bologna, tanti misteri italiani irrisolti di cui bisogna continuare ancora a occuparsi finché la parola verità non sarà scritta proprio a caratteri cubitali. Diciamo che la cronaca resiste nei cronisti, poi sostanzialmente questo è il frutto, come il giornalismo vive nei giornalisti, quindi tutto dipende da chi maneggia poi la penna. Le chiedo quindi infine ci salutiamo con un brano che le chiedo di introdurre e poi lo ascolteremo prima di salutarci. Sì, allora la canzone che eseguirò in diretta è La nave della speranza, è una canzone dedicata al tema dell'immigrazione e a una tragedia, una come tante purtroppo, racconta di un giovane che si chiama Yaya e che di fatto ha vissuto un viaggio tragico dalla Costa d'Avorio fino a Napoli. Lui è partito con un gommone insieme alla figlia Deborah, e sull'altro gommone per venire in Italia c'era la moglie con altri tre figli, e erano gommoni, non erano barche, rispetto a quelle che gli avevano detto essere delle imbarcazioni più pregiate, visto tutto quello che avevano speso. E purtroppo nel tragitto lui ha visto inabissarsi il gommone dove a bordo c'erano la moglie e i tre figli, che purtroppo sono scomparsi nelle acque. La nave della speranza, perché questa imbarcazione di fortuna doveva essere la nave della speranza, in qualche modo un filo di speranza, quantomeno nella tragedia, a Yaya è rimasto, perché quantomeno lui è riuscito ad avere ancora con sé la figlia Deborah, che appunto nella tragedia è l'unica, in qualche modo, è l'unica consolazione, è l'unico modo per non vivere una tragedia a 360 gradi, ma quantomeno coltivare la speranza di vedere la figlia crescere. Sono svaniti nelle acque profonde, nel cimitero dei senza nome, spero li accorga
un'intonata sirena e canti loro una bella canzone. Io sono sbarcato sulla terraferma alla mia Debora, ho dovuto narrare che la mamma e i fratelli restavano per lungo tempo a nuotare. Io quel viaggio non volevo affrontarlo, mi ha strappato dalla mia terra. Ora è il sogno di un futuro migliore e che mia figlia respinga la guerra. Grazie. Io la ringrazio tantissimo, ricordo Note di cronaca, è uscito il 21 maggio, è un lavoro che risveglia il racconto della cronaca dentro la musica e ha un fine ottimo, che è quello di aiutare Amnesty International. Quindi invito tutte le persone che ci hanno seguito a sostenere questa iniziativa e la ringrazio. Grazie mille, ricordo che il disco uscirà in vinile tra qualche settimana, nel frattempo è sulle piattaforme streaming ovviamente per ascoltarlo e vi invito a seguirlo soprattutto su YouTube iscrivendovi al canale mio dove potete ascoltare le canzoni e dove potrete anche vedere i videoclip delle canzoni. Per il momento ne ho caricati due, ogni settimana caricherò un video nuovo di supporto alla canzone, quindi ci saranno anche delle belle immagini da vedere.